Allora, non è la prima volta a Sanremo, già questo posto non ti è nuovo come direttore d'orchestra, come anche membro della giuria di qualità. Com'è stare dall'altra parte, stare sul palco? È particolarmente emozionante perché ti senti la punta di diamante di una squadra complessa, senti tutto, senti le emozioni, senti chi ti vuole bene, chi invece magari ti sta ascoltando anche con sospetto, senti tutte le emozioni perché in quel momento sono rivolte verso di te e sei responsabile, questa responsabilità la senti. È una cosa molto bella, però anche molto emozionante. Una canzone che parla di paternità. Tu hai, come ci hai raccontato già da un po', scoperto la bellezza della paternità. Cos'è che hai capito in più di questo meraviglioso, di questa esperienza? E cos'è che hai capito, anche se c'è qualcosa che hai capito in più, anche di tuo padre? Guarda, purtroppo il mestiere di padre non si impara sui libri e capisci le cose man mano che le vivi, però ho capito una cosa fondamentale, è che nell'aiutare tuo figlio o tua figlia devi lasciargli i propri spazi, devi concedergli dei momenti propri che sono fondamentali proprio per la sua crescita, e poi devi fargli capire che gli sei vicino, perché e quel momento è importante per lui o per lei, perché sai di poter contare su di te. Ecco. Hai deciso di cantare soltanto sul palco, di non suonare, di lasciare all'orchestra. Perché questa scelta? E poi una battuta sul nome del tuo album, Canterò. È un augurio per il futuro? Guarda, non suono perché facevo un gran casino e quindi per riuscire a gestire tutte quelle informazioni ho preferito concentrarmi sull'interpretazione, sul canto. Poi per una volta me la sono presa un po' comoda, no? Ok. E per quanto riguarda Canterò, sì, fa parte di un mio percorso musicale che spero sia più lungo possibile. Sono contento di questo, sono contento del mio team di produzione, del mio produttore Maurizio Bassi, che mi ha proposto il brano 4 anni fa e con cui spero di collaborare. È una bellissima squadra e dai, speriamo che vada tutto bene. Ultimissima domanda, l'arte per Paolo Iannacci è? L'arte è l'esteriorizzazione della tua soggettività, come il jazz, come Pollack, come l'espressionismo, anche se è già iniziato con l'impressionismo, una cosa importante, però l'arte è proprio il sublime che genera cultura, e noi siamo un paese caratterizzato dall'arte, fortunatamente, dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo cercare, oltre che di salvaguardarla, ma di portare avanti sempre l'elemento artistico. Grazie Paolo.